Michele Dorruti. Mi piacerebbe che fosse questa persona che ho davanti, Enzo Staiola, a fare da, diciamo, a dire la prima parola ufficiale per il ritorno di Tele Dorruti, di questo canale nostro. Enzo Staiola è stato Bruno Ricci, il bambino di Ladri di Biciclette, ed è identico in volto a quel bambino, no? Dico bene, Enzo? Cosa stavi facendo stamattina? Guardavi il paesaggio della Garbatella? No, l'ho visto. E faccio giusto una passeggiata per sgranchi un po' le gambe. Dopo un'operazione che ci ho avuto alla gamba. Hai avuto un problema alle... alla discopatia. Discopatia, sì. E ai legamenti anche. I legamenti e discopatia. E ancora non sto bene tanto. Devo staccare a stampella. Però c'hai una bella faccia. È l'unico che è rimasto. Com'è finita? Mi hai detto che ti avevano cercato per un casting di recente. Sì, ma non è andato bene, perché col fatto delle stampelle volevano che facessi delle cose in bicicletta, ma che volevano? Ah no, ti volevano in bicicletta? Sì, volevano che rubavo la bicicletta tre volte. Ah, volevano che rubassi una bicicletta? Sì, un affare del genere. Però diceva, l'idea di rubare la bicicletta con le stampelle poteva essere... Sì, me lo prendevano subito. Ti prendevano subito? Ma poi pure a tuo padre lo prendono subito. Ma purtroppo, ma pure da Tokyo, dalla Germania, mi vengono qui a cercare a fare i documentari, le cose, ma... I documentari puoi farli seduti. Sì, seduto. Le stampelle le metti di lato, non sì. Si vedono. Ed un altro. Comunque è sempre una bella cosa. È sempre una bellissima cosa. Sì. Siamo sempre tranquilli, vivi. Fortuna che non ci manca nulla. Sono le gambe che mancano. Vabbè, le gambe torneranno. Sì. Grazie, Enzo. Niente, grazie a voi che fate queste cose. Enzo Staiola, Tele Dorruti.